Un disturbo, un termine per definire un disturbo, questo termine è bipolare, è un aggettivo, disturbo bipolare, ed è entrato nell'uso comune, tanto che persone adesso dicono sono bipolare, l'aggettivazione. Il disturbo bipolare è rappresentato da una successione regolare o irregolare di quattro modalità, quindi di un episodio depressivo, episodio maniacale o ipomaniacale, episodio misto, intervallo libero. Questi quattro elementi, differentemente presenti per entità, per incisività, per durata, fanno la storia del disturbo del singolo, di quella persona specifica. Il disturbo bipolare nasce come psicosi manico-depressiva dall'osservazione di Kraepelin. Kraepelin osservò che, differentemente da persone che avevano un destino molto, molto specifico verso la demenza precox, che è la prima definizione di schizofrenia, altre persone invece avevano un andamento irregolare, rappresentato da fasi molto esuberanti e da fasi invece molto povere. Queste, le fasi esuberanti, accettò di chiamarle, era già presente questo termine mania, che ha a che fare con furia, con besania, comunque con eccitamento, e l'altra fase, quella invece in cui la persona esprimeva poco, pochissimo, niente energia, la chiamò depressione, prendendo sostituendo di fatto questo termine a quello che era in voga, che era ancora il termine che veniva da Ippocrate, comunque dalla medicina greca, di melanconia o melancolia, facendo un'operazione, il termine fu mediato proprio dalla geologia, cioè in geologia depressione significa qualche cosa che sta, una terra che sta sotto al livello del mare, no? Quindi la depressione del Mar Morto, per esempio, stava a significare proprio che la persona si allontanava molto dalla zona di equilibrio, quindi lui individuò due momenti di grave squilibrio e capì che fra di loro c'era un nesso. Precedentemente alla visione di Kraepelin, la persona nel momento dell'eccitazione era impazzito, nel momento della depressione era melanconico, ma che questa successione fosse parte di uno stesso malattia, di uno stesso disegno psicopatologico, fino allora non era stato particolarmente affermato, anche se già alcuni, per esempio, parlavano di besania, di insania circolare, eccetera, eccetera. E fin da subito osservò che, oltre ai quadri di mania tipica e oltre ai quadri di depressione tipica, esistevano molti quadri intermedi dove elementi maniacali coesistevano con elementi depressivi. Quindi sicuramente per Kraepelin, se qualcuno avesse fornito a Kraepelin, dice, che ne dici Kraepelin, se invece di chiamarlo psicosi manico-depressiva la chiamiamo disturbo bipolare, si sarebbe messo a ridere e avrebbe detto no cari, non lo possiamo chiamare bipolare, lo dobbiamo chiamare tripolare, pentapolare, n-polare, perché i quadri sindromici che fanno capo a questo disturbo sono estremamente variabili. Tutta l'operazione di chiarificazione
almeno nella mente degli autori, portata avanti dal DSM e da molti altri, non favorisce la diagnosi di disturbo bipolare, perché stabilisce dei criteri che se vanno bene per l'episodio depressivo non vanno bene per l'episodio espansivo, intendendo per episodio espansivo un episodio di malattia che può essere o in forma ipomaniacale o in forma maniacale. Perché? Perché mentre i criteri per la depressione maggiore sono come una rete a maglie abbastanza fitte, per cui prendono pesci, diciamo, da un chilo in su, i criteri per la mania o l'ipomania è una maglia a maglie talmente larghe che prende solo tonni al di sopra dei 70 kg. Quindi la persona rischia, anche in presenza di una ciclicità maniaco-depressiva bipolare, rischia di non poter ricevere la diagnosi, perché magari rispecchia i criteri per la depressione ma non per quella per l'ipomania, cioè dato che è una misura di hai questo criterio, ce n'hai almeno 4? Sì, ce n'hai 3, non ce l'hai la mania, c'hai magari un eccitamento non altrimenti specificato, perché si perde il senso, no? Cioè per esempio la mania o l'ipomania da che cosa la giudichi? La giudichi dal fatto che comunque esiste un elemento psichico molto alterato che è la megalomania. I quadri della mania e dell'ipomania sono frequentemente di tipo espansivo euforico, e questa è l'immagine che in genere le persone hanno: espansivo euforico, quindi mi sento, sono bello, sono bravo, sono forte, sono indomabile, non ho bisogno di dormire perché la mia potenza è assoluta, qualunque cosa faccio la trasformo in oro, penso di essere l'incarnazione di Napoleone, la reincarnazione, penso di essere proprio una Napoleone. Ma c'è anche un altro quadro, no? Questa sarebbe, nella terminologia americana, sarebbe la mania sunny, quella solare. Ma esiste poi un altro quadro di mania o ipomania, che è quella dark, quella scura, quella nera, quella disforica, perché l'altro quadro è invece il quadro disforico-aggressivo, dove mentre nel quadro euforico, espansivo, io sì, vado sugli altri, divento invadente, ma in qualche maniera voglio portare bene economico, bene morale o felicità o sole agli altri, in quest'altra forma invece viene proiettato sugli altri, sull'altro qualcosa di negativo, il mio umore è eccitato, ma nel senso della cupezza, la mia visione degli altri è comunque espansiva, ma con sentimenti più distruttivi, mentre nella forma espansiva i sentimenti sono più assertivi, anche se comunque in mania non si costruisce, né in ipomania non si costruisce mai niente di stabile, valido e buono. Con i criteri attuali, effettivamente la diagnosi di mania può essere fatta solo nei casi molto eclatanti. Questo che cosa crea? Crea un fatto molto importante, perché se io vado in un posto dove effettivamente la diagnosi viene fatta aprendo il DSM, praticamente succede che quasi tutti, anche il DSM-5, che ha fatto uno sforzo per capire che l'episodio misto, che fra l'altro è il più frequente, cioè la forma fissa mista è la modalità più frequente di presentazione del disturbo bipolare, anche se il DSM-5 ha fatto uno sforzo nel dire che esiste sì una dimensione mista sia nella depressione che nella mania, quindi mania con due criteri di depressione, mania mista, depressione, invece di riuscire a capire che fra la mania tipica e la depressione tipica, la mania cioè espansiva, sono il re del mondo, nella depressione l'altro capo è la depressione anaclitica, dove io ho perso qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione,
il mio corpo è sede di una tristezza vitalizzata, non ha senso fare niente, non penso più, non sento più, non vivo più. Fra questi due estremi ci sono di mezzo tantissimi quadri che comunque nella loro diversità attingono al concetto di mania e di depressione messi insieme. Il DSM, come tanti, perdendo una parte della diagnosi, fa sì che questi pazienti ricadano ovviamente nella diagnosi depressione unipolare ricorrente, creando delle situazioni di intervento che invece di essere curative diventano effettivamente iatrogene. Se io curo una persona affetta da disturbo bipolare, considera che nella storia, nella vita della persona, quella che compare prima è sempre la depressione, ma non nel senso che compare prima, è quello che viene avvertita prima, perché la depressione è egodistorica, cioè io in depressione mi sento male e quindi magari lo cerco aiuto, mentre invece in euforia, in ipomania, in mania, io mi sento bene o benissimo e quindi non solo non cerco aiuto, ma se qualcuno me lo offre lo rifiuto pure e gli do del pazzo o del nemico. Quindi è chiaro che una persona arriva all'osservazione in mania solo se ha fatto un tale disastro per cui i familiari hanno chiamato il 118 e l'hanno fatto ricoverare, ma se no con le sue gambe o anche arriva perché sta manifestando un episodio depressivo. Una ipomania lieve è quasi non diagnosticabile, una depressione lieve è sempre diagnosticabile, appunto perché crea un grande disagio alla persona e a chi gli sta intorno. Il fatto di curare un disturbo bipolare, di non riconoscere l'impronta di un disturbo bipolare e quindi di curarlo come se fosse una depressione unipolare ricorrente, purtroppo crea iatrogenia, cioè peggiora l'andamento nel tempo della malattia, renderà ancora più frequenti le ricadute depressive e renderà evidente la diagnosi di disturbo bipolare solo dopo, spesso dopo molti anni. Quindi diciamo che il grande tentativo di definire la malattia maniaco-depressiva, quindi è un grande contenitore dove vanno tutte le forme, dove c'è un disturbo dell'umore, un disturbo dell'affettività, un disturbo dell'energia come elemento che è alla base dell'alterazione sindromica. Questo tentativo, che ha una sua storia importante in Europa, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, in questo momento non viene preso in considerazione dagli elementi più forti, cioè che sono il DSM da una parte e l'ICD in Europa. È una scelta, quella dell'ICD e del DSM, che non tiene conto di evidenze molto molto forti. Si è creato quindi per certi pazienti una specie di tiro alla fune. Chi lo vuol vedere, prendiamo per esempio una mania molto seria con un'accentuazione delirante e anche allucinatoria, c'è questo paziente, viene litigato fra chi lo vuole mettere nello spettro schizofrenico e chi lo vuole mettere nello spettro bipolare. Essendo litigato, magari non gli viene fornita poi la cura più giusta. Nel paziente schizofrenico la cura più giusta è antipsicotico, nel paziente affetto da disturbo bipolare la cura è usare degli stabilizzanti con l'aiuto a tratti di farmaci anche ad azione antipsicotica e qualche volta anche farmaci ad azione antidepressiva, ma è basata sull'uso degli stabilizzanti.